Sono Asia di Biflex. Oggi vi mostro come utilizzare i termoadesivi della serie Puff. I termoadesivi della serie Puff sono degli speciali termoadesivi con un effetto rigonfiante che si attiva durante il trasferimento termico per realizzare delle grafiche tridimensionali e accattivanti. La serie Puff è disponibile in 20 colori, di cui 3 con finitura fluo e 4 con finitura metallizzata. All'interno della confezione troverete il foglio di termoadesivo e la scheda tecnica con le istruzioni di utilizzo e di lavaggio. Vediamo come utilizzare questi termoadesivi. Far aderire il termoadesivo con la parte opaca, cioè il liner, rivolto verso il basso. Potrebbe essere necessario in questo caso utilizzare dello scotch di carta per far aderire meglio il foglio di termoadesivo sul tappetino. Impostare la grafica ricordandosi di impostare il taglio speculare. Inserire il termoadesivo nel plotter con il liner rivolto verso il basso e procedere con il taglio speculare della grafica. Una volta terminato il taglio, estrarre il foglio dal plotter e tagliare la parte interessata con le forbici. Spellicolare le parti in eccesso. Se in questa fase qualche dettaglio dovesse alzarsi accidentalmente, grazie al liner adesivo del film potremo facilmente riposizionarlo. La grafica è pronta per essere applicata. Per applicare correttamente il termoadesivo è fondamentale seguire attentamente le indicazioni di tempo e temperatura indicati sulla scheda tecnica. I termoadesivi della serie Puff necessitano di essere pressati con una pressione alta e uniforme, quindi è molto importante esercitare più forza del solito sulla nostra pressa. Sconsigliamo infatti di utilizzare la termopressa MIDI e il ferro da stiro, perché non permetterebbero di esercitare una pressione adeguata sulla grafica. L'applicazione può essere realizzata utilizzando la termopressa mini. Per ottenere un risultato ottimale, assicuriamoci di lavorare su un piano di lavoro stabile e una superficie rigida come una stuoia in gomma. Vediamo come applicare i colori regular della serie Puff. Posizioniamo il capo sul nostro piano di lavoro. Stiriamo la maglietta per rimuovere umidità e pieghe. Posizionare la grafica sul capo con la parte opaca, cioè il liner, rivolto verso l'alto. Impostare la pressa secondo i tempi e le temperature indicati sulla scheda tecnica. Pressare l'applicazione assicurandosi di esercitare una pressione adeguata sull'intera area della grafica per il tempo indicato sulla scheda tecnica. Rimuovere il liner immediatamente. Vedrete infatti che subito dopo l'applicazione il liner si solleverà da solo. Ora vediamo come applicare i colori metallizzati della serie Puff. Stirare la maglietta per rimuovere umidità e pieghe. Posizionare la grafica con la parte opaca, cioè il liner, rivolto verso l'alto. I colori metallizzati della serie Puff si applicano in 2 passaggi. Impostare la pressa secondo i tempi e le temperature indicati sulla scheda tecnica. Facciamo raffreddare completamente il liner e poi lo rimuoviamo. Ora copriamo la grafica con un foglio di carta da forno e procediamo con la seconda pressata per il tempo e la temperatura indicati sulla scheda tecnica. Ecco le nostre magliette terminate. Consigliamo di attendere 12 ore prima del primo lavaggio e di seguire attentamente le indicazioni riportate sulla scheda tecnica. Per un risultato più duraturo nel tempo, consigliamo di lavare il capo al rovescio. Se anche voi volete utilizzare queste grafiche che avete visto nel video, potete trovarle al link in descrizione. Ciao!